saluto a tutti ragazzi da Messi91, che bello fare queste cose stupidose. Comunque, da Messi91 e da Iceberg, questo clan Freezer, razza clan Freezer, perché l'ho chiamato Iceberg? Non lo so, cooler, freezer, freddo. Vado, ok, perfetto. Allora, siamo qua fuori, abbiamo appena fatto la missione di Trunks, quella di Raddish veramente, che ci ha assegnato Trunks, ma in cui dovevamo battere Raddish. E siamo qui pronti per nuove mirabolanti avventure in compagnia del nostro amico qui, Fuxiolino. Fuxiolino perché Fuxiolino fa figo. Allora, innanzitutto siamo a livello 4 e non ho assegnato... Ho oggetti? Non ho assegnato nulla, no, questo però non lo useremo. Non ho assegnato nulla, non ho potenziato il mio personaggio, che però non mi ricordo più come si potenzia. Ok, migliora attributi. Eccolo qua, il nostro povero frizzerino piccino piccino. Allora, noi abbiamo tanta aura e tanto vigore. Il vigore sarà importante, perché prima di capire che il vigore era importante ci ho messo metà gioco e l'ho preso da tutti, tipo. Poi ho capito che forse se aumentavo il vigore facevo un po' più di difese utili e un po' più di attacchi. Comunque, tireremo su vigore. Lui parte già con un bel po' di vigore, quindi non credo che per ora lo tireremo su, però lo faremo. Tireremo su la salute, perché guardate che schifo. Allora, metteremo 4 punti, 5 punti qua. E metteremo l'aura. L'aura e il vigore lui è a posto per ora. L'attacco fa un po' schifo. Super colpi, tanto li uso pochissimo per ora, perché non ho attacchi. S colpi d'aura. Ok, attacco base 3, 4. Facciamo 3 e 6, perché la vita è davvero poca. Ok, così, perfetto, ci sono. Voglio, sì, fatto. Ok, siamo a livello 4 e abbiamo 700 zimonei, che non so cosa, come si chiama. Zimonei mi fa figo, anche se non si chiamano mai così. Ok, ah, qui abbiamo gli oggetti, mettiamolo. Non lo useremo mai, ma mettiamolo, perché possiamo usare certi oggetti in combattimento che ci ripristinano, tipo questo, la vita, credo, esatto. Potremmo recuperare aura, energia, vigore, tante cose. Abilità non ne abbiamo, infatti dovremmo cercarle, perché ne abbiamo pochissime. Eh già, dovremmo fare tante cose, ragazzi. Cioè, avremo veramente tante cose da fare. Comunque, per ora parliamo con Trunks e facciamo l'altra missione. Madò, perché mi devi dire ehi? Tipo, nonnina incacchiata, ehi! Ho dimenticato di dirti una cosa importante. I pattugliatori del tempo hanno due incarichi principali. Il primo è risolvere i problemi delle pergamene, come hai appena fatto. Il secondo sono le missioni parallele. Esatto, quelle voglio. Vediamo, provaci per conto tuo, vedrai che imparerai in fretta. Vai al porto temporale. Torna a Toki Toki City dal cancello e vai a sinistra. Parla con un robot dell'edificio per le registrazioni della MP, ovvero missioni parallele, credo. Ci sta. Lui ti dirà tutto, credo. Beh, lo spero. Beh, se sei così ottimista tu, io veramente non ho parole. Oh, prendi anche questo, è uno scouter. Ah, grazie. È quella roba figa, it's over 9000, esatto. Ma che roba figa. L'ha creato mia madre, modificando quelli usati dall'esercito di Freezer. I miei parenti, insomma. Ci sono degli scouter con un aspetto diverso, ma il loro funzionamento è lo stesso. Si tratta di oggetti fondamentali in battaglia, particolarmente nelle missioni parallele. Vero, sono utili. Sembra una cacchiata, ma sono utili, fidatevi. Ricorda di utilizzarli. Praticamente, non so se posso usarlo anche qua, no, qua non posso. Praticamente ci faranno da... virgolette enormi GPS, perché ci indicheranno i nemici, le cose da raccogliere, dove andare, tutte queste cose qua. Allora, vediamo se ce l'ha dato proprio fisicamente, che lo possiamo mettere proprio figarrentemente addosso. Allora, intanto... Ah, abbiamo la tuta del pre-order. Lo schifo, attenzione lo schifo. Com'è che si leva? Ok. Attenzione lo schifo, cioè una patacca tutta gialla o tutta bianca. Ma tutta così, eh? Non è che cioè, diventiamo proprio patacche monocolor. Ecco qua. Ma che brutto. Però il vestito è bruttissimo. Cioè, sembra veramente quadrato. Mio Dio, cioè... Senza nulla... Cioè, senza nulla. Con la tuta bio è molto più figo. La tuta bio. Attenzione, è quella biologica. Allora, vecchio scouter, eccolo qua. Z-Soul, ovviamente. Non ne abbiamo, vedremo più avanti cos'è lo Z-Soul. Allora, va che bello il nostro scouterino... verde, che sta benissimo col fucsiel nero, ma fa niente. Ok, andiamo. Siamo molto più bulli ora. Perfetto. Allora, se non ho capito male, devo andare di qua, esatto. E andiamo a fare le missioni parallele.
Allora, quanta gente bella. Oh, vedete i punti esclamativi della vita sopra le testone della gente? Sono utili. Stavo cercando, lui mi ha detto che ci sono anche le missioni in giro. Pensavo di trovare già Radish qua. Mi sbaglio tantissimo. Ok, niente Radish. Anche lui stava pensando dov'è Radish. Ok. Va bene. Missioni parallele offline. Benvenuto nel banco delle missioni parallele. MP. Verifica i dati. Bip bip, ok, ok. Sei un pattugliatore esperto. Autorizzato a viaggiare nel tempo. Siamo espertissimi noi. Questo è il banco delle missioni parallele. Qui si riducono i vari effetti dovuti alle distorsioni della storia. I cosiddetti frammenti temporali. Trunks conosce le loro origini. I frammenti temporali sfuggenti sono diventati MP e vagano nello spazio. Dovrai usare una speciale macchina del tempo per proiettarti in una MP. Sconfiggi quelli che hanno scombussolato la storia. Questi frammenti sfuggenti sono del tutto imprevedibili. I nemici possono diventare alleati e viceversa. Vero, 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 vero. Cosa interessante, cosa molto bella tra l'altro. Non pensarci troppo e batti i nemici per calmare questi frammenti. Sarà un'ottima esperienza e potrai ottenere abilità e costumi. Inoltre ti daranno una ricompensa in base al risultato. Accetti una missione parallela? Certamente. Ah, così, c'è solo questa. Tutorial, ok. Perché questa faccia è stranissima. Era inquietantissima, Trunks. In questo caso non ci sarà un senso in questa missione perché è un tutorial, quindi... È una prova, più che altro. Non dobbiamo fare nulla. Che posa bulla abbiamo di combattimento, però. Wow. Che bello, Frizzerino. Ah no, col cerchio, giusto. Giusto. I portali conducono nelle aree. Prova a superarne uno. Ecco qua. E come vi dicevo, vabbè, adesso c'è solo questo, ma alcune volte ce ne sono più di uno. E per sapere dove dobbiamo andare, Scouter. E lo Scouter ci indica con grosse frecce dove dobbiamo andare, oppure ci indica i nostri alleati col loro livello, o i nostri nemici sempre col loro livello, e basta. E questa è l'utilità dello Scouter, però a volte è utile. Ora, se mi ricordassi come si fa... ok... Perfetto. E non ci gioco da un mese, ragazzi. Non ci ho voluto giocare tanto perché è bello anche vedere quando non so fare le cose. Se vengo qua faccio tutto subito e non è bello. È bello vedere che faccio figure del ca. Hey! In questa area c'è un oggetto. Trovalo usando lo scouter. Altra cosa utile dello scouter è individuare gli oggetti nascosti. Quindi voi vi guardate intorno. Se Trunks si leva dalle scatole, vi guardate intorno. C'è solo quello. Ah, non ce ne sono altri. Ottimo. Raccattiamo tutto. Ok. Sì, con questa bella visuale infraroccia. Ok. Bella, sì, bellissima, grazie. E adesso dovremmo andare... Quanta roba c'è ancora? Chi è quello? Chi è quello? Non mi interessa, se me ne posso andare me ne vado. Cioè, non sto a raccattare proprio tutto. Mentivo spudoratamente, raccatterò tutto. Ok, rieccoci qua. E non c'è nessuno da battere, non ci credo manco. Ho sbagliato portale. Pattum, non ho voluto guardare con lo scouter e ho sbagliato portale, vedete? Trunks, dove sei? Ah, ecco, vedete? Non ho voluto guardare col cacchio di porti di scouter. Salve. Usa lo scout. Sì, me l'hai già detto che devo usare lo scouter. Ho capito. Io sono cocciuta, ma ho capito. Che belli caricamenti veloci. Non giocate mai a Bloodborne a caricamenti infiniti. Veramente. Arriva un nemico, sconfiggilo. Ok. Eccolo qua. Wow. Giubbotte. Guarda che figo che è. È bello, Freezer. Non volevo sceglierlo, sinceramente. Perché ha le corna e la coda e dovevo giocare con un personaggio che ha le corna e la coda. Però invece è figo. Dove? No, no, perché li ha mollati? Dove? Sa, proviamo l'attacco speciale se me lo fa. Inutile. Volevo cambiare nemico. Le cose fighe però me le ricordo ancora un pochino.
un pochino, non tanto, ma... Muori tantissimo. Dov'è l'altro? Muori tantissimo. No, è sparito via. Vedete, gli attacchi energetici uno li schiva, questi invece te li prendi tutti in faccia e muori. Gli attacchi energetici sono inutili. Di nuovo lui. Già ti ho fatto le chiappe a strisce. Basta. No, sei. No, io non faccio parte del gruppo di Freeze. No. Yes. Aia. E purtroppo per ora, ragazzi, abbiamo pochissimi attacchi. Adesso poi li sbloccheremo, gli attacchi fighi. Muori. Dobbiamo trovarci un allenatore Powa che ci insegni cose belle. Ok. Livello? No. Yay. Oggetti. Perché abbiamo raccolto, vedete, abbiamo trovato 4 frammenti guardia e 4 frammenti energia. Questi c'è un posto in cui poi potremo combinarli e creare capsule. Quelli sono frammenti, non li possiamo usare. Però possiamo combinarli e creare delle capsule che poi potremo usare. E pagheremo molto meno. Ciao, com'è andata la missione parallela? Le missioni parallele ti permettono di recuperare molti oggetti. Se dovrai affrontare dei nemici ti servirà come addestramento. Quello è vero. Assicurati di eseguire le missioni parallele oltre ai pattugliamenti. E si possono fare in coop, ovviamente. Quando va a iniziare la pattuglia temporale mi trovi al covo del tempo. Ok, ciao Trunks. Questo è il fighissimo Mr. Satan che ho postato, la statua di Mr. Satan che ho postato su Facebook, col namecciano fighissimo sotto. La posa figa. Uce Junior, che mi fa da allenatore, vero? Amico mio, vieni qua, fai da allenatore a questo povero Freezer. Ciao, parlami. Così, questo è Toki Toki City, mi ricorda il santuario sulla Terra. È vero, un po' lo ricorda il santuario di Dio. Chi sei? Vivi qui? Pattuglia temporale, sei amico di Trunks? Quindi tu sei il guerriero che Trunks ha chiesto di addestrare. Sembri avere molto potenziale. Il mio allenamento è duro, potrei ucciderti per sbaglio. Grazie, rincuorante. Pensi che stia scherzando? In passato ero un demone. Guarda che ho le corna e la coda, dovrebbero darti indizi queste cose. Assomiglio a Freezer, dovrebbe essere un altro indizio che non mi spaventi facilmente. Decidi, vuoi che diventi il tuo insegnante? Sì, Junior, perché mi insegnerai cose interessanti. Il coraggio non ti manca, ma non hai altrettanta forza. Con quell'auga non serve a niente metterti alla prova, so che falliresti. Non è vero. Dovrei aspettare di essere almeno di livello 5, vabbè, mi mancano 100 punti per andare a livello 5, amico mio. 195 punti, cioè dai, fai uno... Dai, ti do un po' di monete se mi fai... Cattivo. Allora, facciamo una missioncina parallela e facciamo sto cacchio di livello 5. Parla magari col robotto. Ok, queste sono quelle di livello 1. Ovviamente ogni stellina ha un livello e ovviamente è sempre più difficile. Ce ne sono alcuni che sono devastanti, ragazzi. Più avanti capiremo perché. Allora, torneo mondiale di coppia, che ovviamente io dovrò fare da sola. Ovviamente. Buona fortuna, grazie. E nelle missioni parallele potremo scegliere il nostro personaggio oppure altri personaggi del gioco. Io userei un altro personaggio perché il mio è pattumoso al momento. Tanto i punti esperienza li prendiamo comunque noi, a meno che non debba creare una squadra. No, ci sono 3 spazi, quindi dovrò creare una squadra. Ma sì, proviamo, dai. Sì, dobbiamo creare la squadra. Ok, abbiamo solo quei 3 personaggi. Andando avanti ne sbloccheremo altri, ovviamente. Ok, ecco qua Goku, la scelta più classica che si poteva fare, però ok. E facciamo fuori Tenzing subito così. Vediamo un po' gli attacchi. Esplosione, spinta, Kamehameha. Kaioken! No, fammelo fare però. Brutto schifo, aspetta. Oh, che è successo? Ha fatto una Kamehameha spinta via, tipo. Che è successo? Ovviamente usando personaggi diversi non so un cacchio di tasti, però fa niente, è morto. L'importante è che è morto, poi... Questo non importa. Chi è questo? Yanko, addio Yanko. È stato bello conoscerti. Non posso fare neanche un attacco, perché? Non ci credo. Ah, perché forse perché avevo attivo il Kaioken.
No, me li fa lo stesso perché... Perché? Ah, perché non ho... Madò, non ho vigore, non ho un cavolo. Ok, morto. L'ultimo, dov'è l'ultimo? Eccolo. Ci siamo battuti schifosamente perché non mi ricordavo più delle barre là in alto, quella gialla e quella verde, che ora potrei dover usare. Esatto. Cos'era quella cosa? Perché fa attacchi spastici? Ha caricato un'onda energetica, ha fatto una gomitata. Perché? Aia. Ma vai a cagare, va Krilli. Muori in modo brutto. Oh mio Dio, non mi ricordo più come si gioca. LOL. Adesso non vai, arriva Junior, esatto, e noi l'abbiamo in squadra, ma fa niente. Tanto qui è roba temporale, quindi tutto è scusato. Vediamo se fa l'onda energetica finalmente, ok. Ce l'abbiamo fatta a farne una. Allora le altre ce le hanno interrotte, era questo il problema. Insegnami quell'onda, uomo. Ma cos'è questa cosa? Non capisco. Spinta Kamehameha. Ah, si spinge via con l'onda, ecco perché non la faceva, ho capito. Cioè, la usa da propulsore, tipo. Vabbè, ma le devi spiegare le cose, però. Wacha! Problema del Kaioken, se ci fate caso, è che mi consuma il vigore. Guardate la barra verde, vedete che scende tantissimo. Mi consuma il vigore, quindi sono cose che non è bello usare queste. Perché non posso più schivare, il problema è quello. Non posso più fare onde, non posso più fare niente. Dobbiamo continuare così perché ho attivato il Kaioken, roba che non farò mai più. Aia. Vuoi morire? Hai uno sputo di vita, me ne sono accorta adesso. Purtroppo le cose tipo Super Saiyan o Kaioken sono brutti da usare, perché sì, ti potenziano l'attacco ma ti mangiano tutto il vigore, e col vigore ci fai le schivate e ci fai le difese, quindi non vale quasi mai la pena attivare quelle modalità, anche se sono fighissime. Abbiamo ottenuto gli abiti di Piccolo, che però ovviamente noi non potremo mai metterci addosso, perché siamo dei robi brutti con le corna e gli spuntoni, quindi credo. Proviamo. Ecco Radish. Ecco Radish. Proviamo, ma credo che non potremo metterle. No, ce li fanno mettere. Perfetto. Quanto siamo brutti così però. Lo faremo nel prossimo episodio, perché purtroppo io ti guardo e ti ignoro. No, non me ne frega niente, è inutile che mi guardi. Quindi, come sempre ragazzi, like e commenti, iscrivetevi al canale, facciamo inscemunire Radish e alla prossima. Un saluto a tutti e buona giornata.